Allora, senti bella, io comincio con un soliloquio, dopo tu entri con le domande. Allora, i viaggi in Africa sono cominciati nel 1958, per cui siamo indietro nel tempo. E però le riprese, proprio quando ho cominciato a decidere di fare dei film, sono svolte nell'arco di una ventina, 25 anni, grosso modo. E naturalmente tu entravi in contatto con queste popolazioni e vivevi, filmavi, documentavi una realtà. E però certe volte era una realtà, diciamo, blanda, sopportabile. In questo ultimo film abbiamo incoccato, siamo entrati nel documentare e nel vedere delle situazioni veramente difficili. Ma naturalmente, siccome non è che si lavorava su un soggetto preparato in anticipo, ma si lavorava su un canovaccio generico, diciamo andiamo in queste popolazioni e facciamo, documentiamo che cosa? Documentiamo la nascita, documentiamo la morte, documentiamo i riti iniziatici, i matrimoni, facciamo una specie di canovaccio del film e poi giravamo, perché o giri a soggetto e allora prepari il materiale e prepari le riprese, o giri quello che è la realtà e quindi la realtà non sai quello che ti capita. L'ultimo film, questo che voi proietterete, ci sono centro molto, 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 molto sangue. Nell'82 il film è uscito sul mercato cinematografico, ma il film era iniziato esattamente tre anni prima, perché fare un film di questo genere documentario richiede tempo. Ecco, noi abbiamo sempre avvicinato le popolazioni cosiddette primitive. Il che primitivo non è un termine esatto da un punto di vista etnologico, perché si parla di popolazioni tecnologicamente arretrate, perché anche i primitivi hanno qualcosa da insegnarci. E abbiamo sempre voluto fissare la realtà di rituali, usi, costumi. Non abbiamo mai, e questo ci tengo a dirlo, entrati in merito come giudici, non abbiamo voluto giudicare la cultura di queste popolazioni. Perché sarebbe stato assurdo, perché cosa avrebbe voluto dire? Avrebbe voluto dire che la nostra cultura è migliore. E non è vero. Noi non è che la nostra cultura sia migliore, e ci sono tantissime cose che non vanno. Mentre loro hanno dei valori che noi abbiamo dimenticati. Quindi l'occhio freddo della telecamera, anzi quei tempi della cinepresa, perché non esisteva ancora la telecamera, ha fissato questa realtà. Una realtà certe volte non facile da sopportare. E la vita è sofferenza. Bisogna essere in grado di affrontarla coraggiosamente. Nel dolore il giovane si fortifica, diventa adulto. Come sempre, a pensarci è il fabbro. Allora, devo dire che questo film è stato visto da un eminente, come si dice, studioso di etnologia, che era il professor Guglielmo Guariglia dell'Università Cattolica di Milano, il quale ha visto l'intento reale di questo documentario, che non è stato nulla di creato, ma era la realtà che noi avevamo visto, e ha voluto fare il commento di questo film. E devo dire che per noi è stata una grossa soddisfazione, non solo perché ci dava una valenza scientifica, ma perché il commento esatto effettuato da un punto di vista scientifico esattamente dal professor Guariglia ci ha permesso di valorizzare il film. Cos'è che ci ha spinto a fare questo tipo di materiale? Una cosa semplicissima. Eravamo a Dakar, capitale del Senegal, una volta c'era Leopold Senghor, voi lo sapete, è stato presidente del Senegal, nonché uomo politico, uomo di cultura. Pensate che Senghor è stato il primo uomo di colore a entrare nell'Accademia di Francia, tanto per dirvi l'importanza di questo uomo. Questo uomo, che aveva delle visioni molto ampie, era venuto fuori con una frase che mi è piaciuta moltissimo e che ha guidato tutti i nostri film. Poche parole diceva: uomini bianchi, andate nelle terre sperdute nei miei villaggi, nei luoghi dove noi abitiamo, e documentate con le vostre macchine fotografiche, con i vostri registratori, la vita, le parole dei cantastorie, degli anziani, perché
quando la voce di questi anziani si spegneranno, sarà come se per voi bruciassero tutte le biblioteche. Ed è un'immagine stupenda, un'immagine veramente incredibile. Le tracce di una cultura antica che i Dogon hanno saputo conservare per secoli stanno rapidamente scomparendo, come la pula che lentamente si disperde nel vento del deserto. Per vedere a partorire una donna, io sono stato 21 giorni, noi siamo stati 21 giorni, in cima alla montagna, in Camerun, perché non è che siamo arrivati su e la donna ha partorito subito. Io quando vedevo che il vento era piuttosto teso, ma non sapevamo quanti mesi, loro andavano con le lune, per cui dicevano, ma sono 10 lune. E io lì ho visto una cosa che mi ha fatto effetto, perché dopo che aveva partorito questa donna, non usciva la placenta, dal ventre non usciva, espellere la placenta. E allora c'erano tutte le giovani, anche altre donne, andavano lì, massaggi, schiacciavano il ventre, è arrivata una vecchia, la depositaria della tradizione, colei che sapeva. Semplicemente ha preso un filo di paglia dal tetto di una capanna, ha chiuso il naso alla donna, la donna ha aperto la bocca evidentemente per respirare, lei gli ha tintillato con la paglia l'ugola e questa ha avuto un conato di vomito. Un conato di vomito che ha compresso i muscoli addominali e pluff, la placenta è uscita. Non ci siamo eletti giudici di culture diverse dalla nostra, partendo dal falso presupposto che la nostra sia migliore. Non abbiamo neppure inneggiato a un primitivo paradiso perduto, in quanto di paradiso non si tratta certamente. Abbiamo semplicemente voluto documentare valori e modi di vita a molti ignoti. Io nei film non ho mai parlato di paradisi perduti, cosa che normalmente in alcuni libri si parla di questi paradisi perduti. Paradisi perduti non sono. Direi che è un discorso molto complicato, un discorso di sopravvivenza di queste popolazioni. E dire dove avrei voluto stare e vivere mi rimane estremamente difficile. Io mi sono trovato molto bene in nord del Camerun, tra le popolazioni paleonegritiche, che erano, allora erano come Dio li aveva fatti, erano Mofu, Matakam, Kapsiki, perché mi sono trovato a contatto con l'alba dell'uomo. Mi sono trovato a vivere la preistoria nella realtà della vita quotidiana di queste popolazioni. Per cui questo mi è riferito. Però in quanto a viverci, insomma, bisogna essere abituati a alcune situazioni molto difficili. Vado avanti fino alla mattina io. Allora, non mi sono trovato a mio agio durante alcune rivoluzioni che mi è capitato di attraversare, naturalmente inconsciamente. Sono stati quando l'Alto Volta, il francese che si chiamava Haute Volta, è diventato il Burkina Faso e ci sono state delle rivoluzioni. Mi sono trovato in Katanga, quando c'è stata la secessione, mi sono trovato tra il nord e il sud del Sudan. Nord e sud, Sudan sono andati avanti per anni a farsi la guerra e una volta per caso siamo arrivati, e lì è stato anche abbastanza pericoloso, siamo arrivati in un campo di addestramento di fuoriusciti che volevano combattere contro il governo, con il governo di Khartoum. E c'erano gente che gli addestrava la guerra, c'erano anche dei cubani. Per cui quando siamo andati dentro lì, beh, ha detto di lì entriamo, ma di lì non ne usciamo più. Noi ci siamo riusciti, adesso non ve lo racconto perché sennò diventa un film nel film. Ma sai, il rischio esiste sempre sotto forma di tante cose, anche una malattia improvvisa, perché siamo stati in un paesino che si chiama dell'Alto Volta, tra le altre cose, una volta era ancora Alto Volta, in cui, siccome stavo filmando i rituali funebri, ho detto, caspita, questo villaggio continua a morire di gente, allora continuiamo a filmare, perché il rituale funebre comporta il solito discorso, le danze, i sacrifici, l'inumazione fatta in certa maniera e via discorrente. Quindi era bello documentare, non documentare il morto, ma documentare tutto quello che precedeva il rito funebre e era successivo al rito funebre, il rituale funebre. Pigiano con forza sul cadavere. I vivi aiutano l'anima ad uscire dall'involucro del corpo che la tiene prigioniera. E l'anima, sciolta dai legami terreni, entrata in un mondo misterioso, continuerà a vegliare sulla tribù e a proteggerla, ora e sempre. E poi
Quando sono tornato in Italia, ho letto, il mio medico mi ha detto che c'era stata un'epidemia di meningite cerebrospinale, che mi hanno detto che è molto attaccaticcia. Noi ci siamo stati vicinissimi, anzi, un po' contatto con tutte queste persone che erano morte appunto di meningite cerebrospinale. Lì cosa ti posso dire? È una questione di fortuna, è una questione, chissà, forse di anticorpi, è una questione che non saprò mai. Io non ho preso niente e non mi è capitato niente, però poteva essere veramente pericoloso. E mi raccomando, le persone particolarmente sensibili sono sconsigliate di vedere questo film, anche perché quando l'abbiamo proiettato a Milano in anteprima abbiamo avuto un po' di svenimenti e io non vorrei che si arrivassero ancora degli svenimenti. Allora, prima di tutto la persona sensibile se ne vada, esca dalla sala, oppure chiuda gli occhi. Ma sai, chiudere gli occhi non è sempre possibile, perché io ho visto svenire uno e uno gli ha detto: ma perché non hai chiuso gli occhi? Ha detto: sì, ho chiuso gli occhi, però l'immagine è andata avanti lo stesso nella mente. E poi, ripeto, seguire esattamente il testo del professor Guglielmo Guariglia, perché è un testo scientifico e ti spiega delle cose e riesce, secondo me, a alleggerire certe immagini molto forti. Saluto tutti e vi ringrazio. Non vengono risparmiati né i polsi né le braccia. Ogni parte del corpo è interessata a questi dolorosi ornamenti, a questi complessi disegni che per l'africano hanno anche un valore rituale di protezione e di fecondità. Basta.